Ragazzuoli cari, bentornati ad un nuovo video sul mio canale, Easter Egg intanto. No, scherzi a parte. Niente, oggi siamo qui per provare, wow, una mod, interessante, non lo fai mai, sti cazzi. Comunque, siamo qui per provare questa fusione. Dato che domani esce Dragon Ball ST, io adesso voglio sapere da voi su chi è questa fusione. È su tre personaggi, vi dico solo questo, è una tripla fusione. Come avete capito c'è un Saiyan in mezzo. E voglio semplicemente vedere da voi chi azzecca. Chi azzecca i tre personaggi che compongono questa fusione, Potara e con il bracciale di Dragon Ball Fusion, domani vengono salutati all'interno del mio video. Se sono 10 persone le saluto tutte e 10, non mi importa nulla. Cioè non è che ne scelgo uno, anche se azzeccate 1000, saluto tutti e 1000, faccio un video di 40 minuti solo dei saluti, perché è quasi impossibile. Tornando a noi, questa mod è una mod fatta da Dark Sonic e Ori 95, che è lo scorso, vi ricordate, della scorsa mod, insomma. Sono, insomma, due modder emergenti, non so neanche io quante volte ho detto insomma, e adesso andiamo a provare la loro mod. Chissà, magari potrebbero collaborare per, appunto, Dragon Ball Next Generation insieme a Masco, non si sa mai. Visto che comunque sia Masco non è che riesce a collasse tutte le mod di Dragon Ball Prime, anche per questo se... ci vuole tantissimo prima che esca, probabilmente a metà ottobre, raga, non so più neanche come continuarlo. Allora, tanto vedete la nuova arena fatta da Mastaclo. Mamma ragazzi, adesso andiamo anche a vedere i partecipanti, tranquilli. Cioè vi faccio prima vedere l'arena, poi la mod. Guardate che spettacolo il pilastro che conta il tempo. Se magari si muove a scendere, tra l'altro, non vuole scendere, non gliene frega nulla. Forse devo muovermi. Ok, perfetto, è sceso. Pensavo ci fosse un modo, insomma. Comunque qua abbiamo il pilastro che scende. Lì, la casa di Zeno-sama, diciamo così, da dove guarda. Oddio. Sì, vabbè, già c'erano Zeno-sama e le due guardie. Poi, andiamo a vedere un po' il posto dell'arbitro. Vabbè, il coso sopra lo vedete che gira. Il posto dell'arbitro è migliorato, a parer mio. L'hanno messo anche un pochino più vicino, che è meglio. E anche più vicino a noi. Voglio provare a infilzare il Denshin Kan. Però, porco due, vi farei vedere le mosse. Dai, dopo ci proviamo. Comunque, qui abbiamo i carissimi spettatori. Attenzione, ragazzi. Tutti gli universi, ok, che sono in 2D. Però ci sta, dai. A me piace. I Kaioshin e il Dottor Rota. Che non c'entra praticamente nulla. Guardate il nostro universo. Guarda, l'ha messo anche seduti a Beerus e gli altri due stronzetti. Comunque non me vado, mettiamo a vedere tutti gli universi. Abbiamo visto che ci sono. Adesso andiamo a vedere questa mod. Allora, iniziamo dalla presa stavolta, vai. Presa inequivocabile, ragazzi, Black Goku. Poi, combo, oddio, iniziali di Baby Vegeta. Poi qua, Black Goku. Bellissima anche la spada come è stata fatta. Vediamo qui Black Goku. Il pugno iniziale però questo qui è della finale di Black Goku base e di Goku normale, quando vai a fare quadrato fino alla gomitata e poi tutti triangolo. Adesso vediamo le skill. Divinità sbloccata, ok, l'aura e l'ultra istinto, dai, ci sta, divinità sbloccata. Raggio esplosivo, ah ok, la mossa di Kefla, scusate ma devo ancora impararmela sta mossa perché ci ho giocato veramente poco con questo DLC, ci ho solamente fatto lo showcase e qualche competitiva con i PG. Ok, le sfere le lancia così, non mi... Oh, non smette più. Non smetteva più di lanciare sfere, perché ho tenuto talmente premuto tante volte il raggio esplosivo che ha fatto sta roba. Comunque, abbiamo schianto del meteorite, che ce l'ha chiunque. Eternal Stab. Ok, ok, la spada di Veget. Però rompe anche il vigore, il colore poi è figo, soprattutto è uguale a quello del custom moveset. Se facessi fino a 5 volte e poi tutte triangolo, ok, è Black Goku praticamente. Successivamente abbiamo contrattacco sanguinario, che è di Zarbon. Bella, però se posso dare un consiglio l'avrei cambiato un po' il colore. Poi abbiamo la Revenge Death Ball. Bella, il colore è uguale a quello di Baby Vegeta, però abbiamo questa specie di miscelatore oscuro intorno quando poi lo va a tirare. L'Eternal Kamehameha. È una Final Kamehameha però con un bel recolor. Poi, se lo sapete, a me i colori che piacciono sono questi che sembrano mezzi divini, un po' bestiali. Poi, insomma, l'aura sembra che diventa blu quella dell'Ultra Istinto. Guardate, ve la sto a fare vedere a ripetizione, sembra che c'è la stessa clip sotto, invece sono io che sto pre-mascarello. Comunque, che di, a me sta moda, intanto vedete il pilastro, piace. Io direi di andarla a provare in un 1 contro 1.
Allora, la tripla fusione si andrà a sfidare. Vediamo un po'. Oddio, Gogeta Super Saiyan 4, no? Vediamo un po'. Dai, la tripla fusione si andrà a sfidare contro Goku Xeno con questa grafica, se no abbiamo anche questa. No, dai, lo facciamo sfidare contro Super Baby Vegeta 4, però sembra un po' OP dalle statistiche. Oddio, non c'ho una mod simile a questa per farla sfidare. Andiamo di Goku Super Saiyan 4 dell'ST. La salute almeno sembra più o meno quella. E andiamo al torneo del potere. Ormai il torneo del potere è, da quando è così figo, probabilmente lo utilizzerò un po' di più. Oddio, qua nella preview mancano dei capelli, però poi li rimette a posto qui. E come li rimette a posto? Figo. Allora iniziamo con la divinità sbloccata. Ok, non fa neanche prendere danno quando si carica, questo è l'importante. Non mi piacciono troppo quelle cariche che rompono il vigore quando te vai a caricare, sono un po' fastidiose. Magari che allontanano un po' l'avversario, sì, perché è simbolo di forza, capito? Sono talmente forte che quando mi carico sposto il nemico, wow, quello ci sta. Comunque, mentre combattiamo, lo di una cosa, c'è gente che rompe il cazzo. Ma quello che fa? Fa showcase, parla mentre gioca con le mod. Ok. Scusami, fallo tu. Se è così facile fare iscritti, come dite, cose varie, fatelo voi. Fatelo voi, inventate voi una storia che abbia senso, tra l'altro, su un gioco del genere. Tutta studiata, soprattutto durata un anno, e un anno dopo si viene a sapere che la prima puntata era collegata all'ultima. Fatelo, perché sicuramente siete capaci a farlo. La gente sta sempre lì, regà, dietro a un computer a critica. Cioè, mo io ho fatto una piccola parentesi, però a me non me ne frega un cazzo, perché io esco da qua. Cioè, finisco il video, quello che vuoi pare e tutto. Vado, che cazzo ne so, vado dalla ragazza mia e faccio fare un bel s***o, sto a posto. Cioè, è inutile, cioè, tutti stramontati, capito? Che capiscono più dei youtuber stessi, de qua e de là, quando magari invece lo giudicano tramite un video perché fa la stessa roba, e non devi porta Xenoverse, devi porta Fighters. Ma che ve lo dico che è un personaggio, a me non frega un cazzo di niente e di nessuno, di entrambi i giochi, cioè io porca puttana. Secondo voi c'ho pure 19 anni? Regà. Guardatemi in faccia, ho 19 anni per davvero. Beh, io mi diverto, pio per culo, l'ho sempre detto dall'inizio del canale, non mi piate troppo sul serio che poi lo prendete nel culo credendo che tutto ciò che faccio sia vero. Tantissime cose sono state vere, quando ho detto, regà, non scherziamo, argomento serio, parliamone, quello è tutto vero. Però il resto, ma che me ne frega. E così, dicendovi questo, vi ho anche distrutto il fatto del personaggio, o meglio, forse ve l'ho fatto un po' più capire, che quello che c'è dietro la telecamera non è quello che vi sembra a voi, raga. Fidatevi. È inutile averci dai 10 ai 16 anni, sta là a parlare, rompe il cazzo, chat e mazzi vari. Poco me ne frega a me, insomma, no? Perché se poi dietro internet sei una merda piccola che non ha mai visto la luce del sole neanche con il buco del culo, sono volgare, mi hanno detto poi nei video, non me ne frega assolutamente una minchia dagli ultimi due video, però ho bisogno di togliermi qualche sasso da mezzo alle parti del culo, visto che ormai il mio colon sta diventando tutto pieno di sangue e ustioni da grattore. Niente ragazzi, detto questo, io spero che il video vi possa essere piaciuto. La mod vi possa essere piaciuta, perché io alla fine sono un ragazzo che fa video dietro a una mod, quindi non c'entra niente, un cazzo. Niente, detto questo, vi ho presi per il culo, ancora una volta, plus ultra.